Si tratta di Marx, no? Un passo della critica della filosofia del diritto di Hegel. Marx dice appunto, pretendosela contro una cosa che chiama partito politico pratico, non sappiamo che fosse, che rivendicava la negazione della filosofia, Marx dice: voi non potete abolire la filosofia senza realizzarla. Voi non potete abolire la filosofia senza realizzarla. E poco dopo dice, contro quelli che pensavano al partito opposto, aggiunge che voi di nuovo non potete realizzare la filosofia senza abolirla. E questa cosa compare anche nella definizione del proletariato, eh? Non so se ricordate, il proletariato si definisce appunto come quella classe che ha la particolarità di abolire se stesso realizzandosi. La differenza con le altre classi, ma questo è il proletariato, è una classe che nel suo realizzarsi si abolisce. Ecco, cerchiamo di... questa è un'idea appunto che da allora è stata molto usata anche nella tradizione del pensiero marxista, no? L'idea appunto che si tratta di realizzare la filosofia. E però che vuol dire che quando una cosa si realizza si abolisce? Questo difetto di credo all'inizio del suo libro negativa Adorno scrive: la filosofia che un tempo sembrò superata si mantiene in vita perché il momento della sua realizzazione è stato mancato. Cioè, quindi ciò che sopravvive è perché ha mancato il momento della sua realizzazione. Se una cosa si realizza, si abolisce, cessa di esistere. Allora, che cosa significa mancare la propria realizzazione? Per esempio per la filosofia, per quello che stiamo pensando, allora, che il pensiero si deve appunto realizzare e abolire. Quasi un secolo dopo Marx, Guy Debord, quello della società dello spettacolo, se lo conoscete, riprende questa immagine dell'abolizione e della realizzazione e lo fa rispetto alle avanguardie artistiche. Dice, aveva a che fare con i dadaisti e i surrealisti dall'altra parte, e dice i dadaisti volevano abolire l'arte senza realizzarla. Infatti questo è perché gli si volevano fare meno dell'arte, però lui dice: voi volete abolire l'arte, come dice Marx, senza realizzarla. E ai surrealisti fa il problema, la critica contraria: voi volete realizzare l'arte senza abolirla. Infatti qui i surrealisti facevano finta che avevano realizzato nella loro vita l'arte, però si consideravano ancora artisti, mentre i dadaisti non si consideravano più artisti, però non avevano realizzato. E poi lui dice: invece noi, situazionisti, vogliamo fare le due cose, vogliamo realizzare l'arte e anche abolirla. Vedete, è proprio lo stesso schema di Marx, ma lo trasferisce nell'arte. Qui appunto tenete presente, per esempio, che la parola che Marx usa per abolire, Aufheben, una parola che in tedesco significa sia abolire che conservare, della stessa parola che Paolo nella sua lettera romana, ai Romani, usa nella sua critica del concetto di legge degli ebrei. Sapete che Paolo, no, pensa che il Messia è l'abolizione della legge, gli ebrei devono smettere di pensare che non devono fare altro che seguire la legge, e il Messia ha abolito la legge. Però non l'ha distrutta, usa questo stesso, infatti Lutero quando traduce usa un verbo come quello greco che usa Paolo, che non vuol dire distruggere, ma vuol dire disattivare, rendere inoperoso, che è anche utile per il nostro rapporto con la legge. Non è detto che noi dobbiamo distruggere la legge, però dobbiamo disattivarla. Questa è la grande idea di Paolo. Vabbè. Ecco, un ultimo testo per chiarire questa critica dell'idea di realizzazione, che mi pare importante, è un testo di un autore che, se non conoscete, vi raccomando di leggere, che è Walter Benjamin. In un frammento, che si viene chiamato il frammento teologico-politico, Benjamin pone il problema del rapporto tra l'ordine storico, lo fa nella storia, e quello che lui chiama il messianico o il regno. Quello che fa bene, prende questa categoria del pensiero giudaico-cristiano, il
regno, l'avvento di Cristo, il regno di Dio sulla terra, e lo trasforma in una categoria politica. Ecco, allora Benjamin stabilisce una relazione tra questo ordine della storia, l'ordine profano, l'ordine dei fatti storici, e questo ordine che chiama il regno o il messianico. E dice, nulla di storico, cioè nulla nella storia, può volersi riferire da se stesso immediatamente a questo ordine messianico. Il regno di Dio non è il fine della divina e della potenza della possibilità messianica. Quindi il regno di Dio non è la fine della realizzazione. Esso non può essere posto come scopo. Quindi, diciamo, non si deve porre come scopo dell'ordine storico, del fare storico, questa categoria teologica. Da un punto di vista storico, essa non è scopo, ma termine, qualcosa che fa finire. E per questo lui dice: l'ordine del profano non si può costruire sul pensiero del regno di Dio, per questo la teocrazia non ha senso politico. Diciamo, sa, che cosa mi importa, cosa è importante di questo? Una cosa che per me è importantissima, cioè le categorie decisive, le idee con cui noi cerchiamo di capire il problema politico, storico, non devono essere poste come fine da realizzare. Mettete a questo, cioè, per esempio, prendiamo il concetto marxiano di società senza classi, che viene infatti considerato un concetto messiano. Ecco, questo concetto di società senza classi, se lo leggiamo, se Benjamin ha ragione, contrariamente a quanto è stato sempre pensato da tutta la tradizione, insomma, da buona parte della tradizione marxista, significa che la società senza classi non può essere posta come scopo per fare storia. E questo vale, capito? Quando voi vi ponete qualcosa con un'idea che vi pare centrale, non so, cosa potrebbe essere per voi la società senza classi, una società più libera, una comunità parallela che stia dentro questo ordine completamente corrotto, però non va posto come scopo, ma semmai come qualcosa che pone fine, interrompe. Non scopo, ma ente. Capite che è importantissimo? Quindi, in fondo, quello che Benjamin sta dicendo qui, che l'errore delle ideologie politiche moderne è consistito proprio nell'aver appiattito questo che chiamo l'ordine messianico, il regno, però intendetelo come una categoria politica, di aver appiattito sul piano storico. Quindi, come se questo fosse un fine che noi dobbiamo realizzare sul piano storico. Quindi tutte queste concezioni, diciamo, queste idee politiche, che non so, società senza classi, rivoluzione, anarchia, è qualcosa, secondo Benjamin, che non dobbiamo porre come scopo. E questo non significa che non servono a nulla. Ecco, però vediamo che uso possiamo fare di una cosa che non poniamo come scopo da realizzare. E non significa assolutamente che queste idee sono inutili, o che non servono, che non agiscono sulla storia. Anzi, l'implicazione di Benjamin, no? È che queste idee agiscono veramente sul piano storico se noi non le consideriamo come un fine da realizzare nel piano storico. Se noi le consideriamo come fine delle zone per lo storico, come la storia dal resto insegna, al contrario, si tradurranno esattamente nel contrario. Se noi le concepiamo come la rivoluzione, come qualcosa che dobbiamo porre come un fine da preparare e poi realizzare, fatalmente si convertirà in una prosecuzione dell'ordine esistente, no? Come fatto. Ecco, quindi quello che dice bene, queste istanze, il regno, il messianico, la società senza grazie, l'anarchia, agiscono veramente se le consideriamo come irrealizzabili, ma non irrealizzabili perché sono vai, ma perché sono già reali. Sono già qualcosa che è per noi perfettamente reale. Solo se la società senza grazie o l'anarchia, la libertà, la comunità è già in qualche modo qui e ora presente, agirà sul piano storico.
se la spostiamo sull'ordine cronologico lineare e la rimandiamo a un domani come qualcosa che dobbiamo realizzare, probabilmente non agisce. Quindi è questa, è chiara questa critica. Quindi l'idea di realizzazione va fortemente criticata, non perché non si può fare nulla, ma perché anzi queste idee agiscono solo se non le poniamo come scopo della vita. Capite tutti i problemi che, no, che se voi ponete sull'ordine cronologico come si è sempre fatto questa cosa, però si, pensate cosa è stato il problema della transizione dalla tradizione marxista. Cioè bisognava passare dall'ordine della società con classico a un ordine senza società senza classi. E non si poteva passare perché era necessaria una transizione, e questa transizione, come sapete, è diventata infinita, no? Ecco, quindi questo tipo di idee quindi agiscono non come qualcosa, per così dire, un potere costituente che deve essere realizzato in un potere costituito, ma in certo senso semmai con quello che chiamerei un potere destituente, che non vuole tradursi in atto come potere costituito. No? Qui c'è questa grande critica che Benjamin fa in questo saggio sulla violenza del 21, tra appunto un diritto che è una violenza che pone il diritto e la violenza che lo consegue. Lui dice: se voi considerate la violenza come qualcosa che pone un diritto, andrete a finire poi in una violenza che lo consegue. Cioè se voi, quindi, critica l'idea di potere costituente, che si tradurrà senz'altro in un potere costituito. E quindi il problema è che noi dobbiamo cercare un'altra violenza che non ponga. Capite? Questa è una grande critica anche alla situazione che abbiamo oggi. Oggi non si tratta di agire sul piano del diritto per difendere i diritti e la Costituzione. È tutta un'altra ottica che c'è necessaria, perché quella è così iscritta nell'ordine per cui porre il diritto diventerà poi mantenere il diritto, conservarlo, il potere costituente diventerà potere costituito. Questo capite bene che voglio dire, no? Se pensate oggi nella situazione di oggi, molti, e non li critico affatto, insomma hanno anche le loro ragioni, pongono tutto il problema, per esempio, sulla difesa e la tutela dei diritti costituzionali. Non, capite bene, non è che voglio dire questi qui che è assurdità, ma tatticamente può essere anche giusto e necessario, ma non può essere una strategia a lungo termine, perché chi ha una formazione giuridica come io, e purtroppo spesso i filosofi non l'hanno, sa che la Costituzione è un testo giuridico come un altro, è una norma fondamentale. Per cui tutti gli abusi che noi vediamo che oggi sono fatti, in realtà è purtroppo, in qualche modo la Costituzione li rende possibili. Il famoso articolo 32, non si può imporre, ma se la legge lo impone, capite com'è? Quindi la Costituzione è un testo che dirà non si può fare questo, ma se la legge dice di farlo, si può fare. Quindi che cosa volete difendere la Costituzione?